C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Appena Mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto. Questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba al tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia arrotondata per cominciare a levargli la scorza e digrossarlo. Non mi picchiare tanto forte! Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina. E non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Posata da una parte l'ascia, prese la pialla per piallare, ma nel mentre che lo piallava su e giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: «Smetti! Tu mi fai il pizzicorino sul corpo!» Questa volta il povero Mastro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Buongiorno, Mastro Antonio, che era il vero nome di Mastro Ciliegia, che sono venuto da voi per chiedervi un favore. Eccomi qua, pronto a servirvi. Stamani mi è piovuta nel cervello un'idea. Sentiamola. Ho pensato di fabbricarmi un bel burattino di legno che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali. Che nome gli metterò? Lo voglio chiamare Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Pinocchio, io ti perdono per tutte le tue monellerie che hai fatto fino ad oggi. Metti giudizio per l'avvenire e sarai felice. Al mattino, con meraviglia, si svegliò e si accorse che non era più un burattino, ma che era diventato un ragazzo come tutti gli altri. Entrato nella stanza accanto, trovò Geppetto sano e arzillo. Come si spiega, bambino, tutto questo cambiamento? È tutto merito tuo. Quando i ragazzi cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far cambiare nella loro famiglia tutte le cose. E il vecchio Pinocchio? Eccolo là. Pinocchio lo guardò e fu felice di essere diventato un ragazzo per bene.